panico in Venezuela quando una scossa di magnitudo 7.3 ha spinto migliaia di persone in strada. L'epicentro è stato individuato nello stato di Sucre, ma il sisma è stato avvertito quasi in tutto il paese. Il governo comunica che non ci sono state vittime né feriti e nemmeno danni gravi. Il futuro però fa più paura del terremoto. Per combattere la crisi e l'inflazione galoppante, che secondo l'FMI potrebbe arrivare a fine anno a 1.000.000%, è entrata in vigore in questi giorni una drastica riforma monetaria voluta dal presidente Maduro, che sostituisce la moneta corrente con una con 5 zeri in meno, ancorata al petro, criptovaluta legata al prezzo del petrolio, nella speranza di ridare una parvenza di stabilità ai prezzi dei beni e ai salari. Non basta però a ridare fiducia ai cittadini che da oltre un anno hanno iniziato a spostarsi in massa nei paesi vicini con numeri che hanno il sapore di un esodo. I dati dell'OIM parlano di almeno un venezuelano su 20 che ha deciso di andarsene. E così Brasile, Colombia, Ecuador, Perù stanno prendendo misure per arginare quella che loro occhi è un'invasione, applicando criteri più restrittivi per passare i confini. Ma un'emergenza umanitaria che non può essere risolta semplicemente chiudendo le frontiere. L'Ecuador si è fatto promotore di un vertice con i ministri degli esteri di altri 13 paesi per discutere le misure comuni da adottare. Intanto in Brasile il governo ha annunciato il trasferimento di 1.000 venezuelani dai confini ad altre città del paese per smorzare le tensioni con gli abitanti locali che avevano portato a scontri nei giorni scorsi.